Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Il protagonista di questo progetto sarà il filato King, color nero e corallo. Pesa 250 grammi ed è lungo 500 metri. Ha una composizione del 60% cotone e 40% acrilico. Poi ci serviranno un paio di forbici, dei segnapunti, un metro, un ago da lana e tre uncinetti. Il numero 4, il numero 5 ed infine il numero 5,5. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, vi spiego brevemente quello che andremo a realizzare. È un progetto semplicissimo alla portata di tutti. Per realizzare questa maglia dobbiamo creare due pannelli uguali. La prima cosa da fare è prendere la misura della circonferenza dei fianchi o del seno, il lato più largo. Una volta presa questa misura, dobbiamo dividerla per due e ci darà la misura che corrisponderà per ogni pannello. Nel mio caso sarà di 48,50 cm. Inizieremo a lavorare dalla parte posteriore, realizzando un piccolo elastico che avrà un'altezza di 6 cm per una larghezza di 48,50 cm. Per realizzare questa larghezza ho lavorato 64 righe, questo per quanto riguarda la taglia 42. Per la taglia 44 saranno 66 righe, per la taglia 46 68 righe, per la taglia 48 70 righe, per la taglia 50 72 righe. Voi dovete calcolare che per ogni taglia dovete allargare il pannello di 2 centimetri. Una volta realizzati questi due pannelli identici, andremo a lavorare le maniche in tondo. Comunque questo lo vedrete meglio durante il tutorial. Il filato utilizzato sarà il King e gli uncinetti saranno il numero 4, il numero 5 e il numero 5,5. Detto questo, possiamo proseguire con l'esecuzione del lavoro. Con l'uncinetto numero 5 abbiamo una catenella di 10 maglie più una. Nella seconda catenella dall'uncinetto realizziamo una maglia bassa, maglia successiva maglia bassa. Andiamo avanti per tutta la riga lavorando le maglie basse. Mi ritrovo con un totale di 10 maglie basse. Voltiamo il lavoro e avviamo il secondo giro. Facciamo una catenella e una maglia bassa in costa retro, prendendo solamente l'asola esterna. Vedete questa qua? Una volta completata questa seconda riga, dobbiamo andare avanti lavorando righe di andata e ritorno di maglie basse in costa retro fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Quindi ho completato i miei giri di lavorazione. In totale sono 64 righe che corrispondono a una larghezza di 48,5 cm per un'altezza di 6 cm. Arrivato a questo punto, prima di realizzare il motivo, dobbiamo creare una riga di maglie basse. Allora, facciamo una catenella
e una maglia bassa, che corrisponde alla riga di maglie basse, vedete? In ogni riga dobbiamo realizzare una maglia bassa. E andiamo avanti così fino alla fine. Ho terminato di realizzare la mia riga di maglie basse e mi ritrovo con un totale di 64 maglie. A questo punto tolgo l'uncinetto numero 5 e prendo il numero 5,5. Voltiamo il lavoro e avviamo le prime 3 catenelle. Per realizzare questo punto dobbiamo avere un multiplo di 2. Quindi, se per caso vi ritrovate con un totale di 65 maglie, dovete aumentare o diminuire. L'importante è che abbiate un numero pari. Una volta realizzate le 3 catenelle, saltiamo questo punto. Nella seconda maglia realizziamo una maglia bassissima. 3 catenelle. Saltiamo una maglia, nella maglia successiva una maglia bassissima, 3 catenelle, saltiamo una maglia, nella maglia successiva una maglia bassissima, 3 catenelle, saltiamo una maglia, maglia successiva maglia bassissima e andiamo avanti così per tutta la riga. Completo la riga con una maglia bassissima nella seconda maglia. Voltiamo il lavoro e avviamo il secondo giro. La lavorazione sarà sempre la medesima, andremo a ripetere sempre il primo giro. Vi faccio vedere come iniziare il secondo. Avviamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Una maglia bassissima all'interno delle 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo nell'archetto successivo delle 3 catenelle, maglia bassissima. 1, 2 e 3. Andiamo all'interno delle 3 catenelle, maglia bassissima. Dobbiamo proseguire con righe di andata e ritorno, lavorando sempre le 3 catenelle e una maglia bassissima. Io andrò avanti più o meno per un'altezza di 25 centimetri perché andrò a cambiare il colore. Dunque, ho proseguito per un totale di 24 righe che corrispondono ad un'altezza complessiva di 25 centimetri. Arrivato a questo punto, andrò a cambiare il colore. Utilizzerò il filato nero. Entriamo dove abbiamo realizzato la maglia bassissima. Uno, due. Una maglia bassissima nell'archetto delle 3 catenelle. 1, 2, 3. Maglia bassissima. Andiamo avanti così con righe di andata e ritorno fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Sono andata avanti per un totale di 32 righe. L'altezza del pannello è di 50 centimetri. Arrivato a questo punto, dobbiamo creare un secondo pannello identico a questo. Quindi, una volta realizzati i due pannelli, li sovrapponiamo uno sopra l'altro e prendiamo alcune misure. Per le spalle, ho lasciato 20 centimetri per lato. Per quanto riguarda lo scalfo della manica, ho lasciato 18 centimetri. Una volta prese tutte queste misure, possiamo iniziare a cucire le spalle e i laterali. Thank you.
finito di realizzare tutte le cuciture. Questa è la parte del dritto e questo è del rovescio. A questo punto andiamo avanti col proseguo delle maniche. Con l'uncinetto numero 5 avviamo la manica. Entriamo dove abbiamo questo foro con una maglia bassissima. E realizziamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entriamo nell'archetto successivo e realizziamo una maglia bassissima. 1, 2 e 3. Archetto successivo, maglia bassissima. 1, 2 e 3. Archetto successivo, maglia bassissima. Dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il perimetro. Alla fine ci ritroveremo con 24 archetti. Sono arrivata alla fine del giro e ho realizzato 23 archetti di 3 catenelle. Completo con le ultime 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima nel primo archetto lavorato. In questo modo mi ritrovo con un totale di 24 archetti. Vi consiglio di utilizzare il segnapunti in modo da non confondervi. Allora, avviamo il secondo giro. Facciamo 1, 2 e 3. Maglia bassissima nell'archetto successivo. E rimettiamo il segnapunti. Allora, dobbiamo proseguire lavorando giri concentrici per un totale di 5 giri. Ogni volta che avviamo un giro dobbiamo inserire il segnapunti in modo da non confonderci. Una volta completati i 5 giri di lavorazione, compreso il primo, andrò a cambiare l'uncinetto. Tolgo il numero 5 e prendo il numero 4. E avviamo il sesto giro. 1, 2 e 3. Maglia bassissima nell'archetto successivo. Togliamo il segnapunti e lo inseriamo nel primo archetto lavorato. Andiamo avanti con i giri di lavorazione, poi vi dirò quanti ne ho realizzati. Quindi sono arrivata alla fine del tredicesimo giro. Arrivata a questo punto andrò a cambiare il colore. Allora, qui abbiamo lavorato il primo archetto. Prendo il color corallo e chiudo con la maglia bassissima. Allora, prima di tagliare il filo facciamo un piccolo nodino, anzi ne facciamo due così siamo più sicuri. Avviamo le 3 catenelle. E facciamo una maglia bassissima nell'archetto successivo. Togliamo il segnapunti e lo inseriamo nel primo archetto lavorato. Allora, in questo primo giro con il filato corallo andrò a realizzare due riduzioni. Iniziamo con la prima. Facciamo le prime 3 catenelle. Saltiamo questo archetto e andiamo direttamente nell'archetto successivo. In questo modo abbiamo creato una riduzione e andiamo avanti. 1, 2 e 3. Archetto successivo, maglia bassissima. 1, 2, 3. Maglia bassissima. Allora, sono arrivata quasi alla fine. Facciamo 3 catenelle, saltiamo questo archetto e andiamo direttamente nell'archetto successivo. Facciamo 1, 2, 3 e chiudiamo nel primo archetto lavorato. In questo modo mi ritrovo con un totale di 22 archetti. Da questo momento in poi andremo a lavorare i giri di lavorazione fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Completo il giro con le ultime 3 catenelle. 1, 2 e 3. E chiudo con una maglia bassissima.
A questo punto tagliamo il filo. Prendiamo un ago da lana e facciamo sparire il filo di lavorazione. Attraverso i punti. Dunque, sono arrivata alla fine del progetto. Per quanto riguarda la manica, con il color corallo ho proseguito per un totale di 42 giri. Dopodiché mi sono fermata. Come avete visto, è un progetto abbastanza semplice. Ho preferito realizzare questa maglia con la manica lunga in modo da utilizzarla nel periodo di settembre-ottobre. A chi dovesse piacere con la manica corta, basta fermarsi un po' prima con i giri di lavorazione. Se questo punto vi è piaciuto, fatemelo sapere attraverso i commenti sotto il video. Stavo pensando di realizzare una maglia invernale con questo punto. Mi auguro che anche questo progetto vi sia piaciuto. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.